Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati su The Last of Us parte 1. Oggi si inizia col botto, preparatevi a momenti di puro panico e scene da lacrimuccia improvvisa. Signori, questo gioco vi colpirà sempre dritto al cuore. Poi raggiungiamo un avamposto dove incontriamo qualcuno che finalmente può aiutarci, ma Ellie decide di scappare, ovviamente. Buona visione! No! Ellie, non ti compro il gelato, piuttosto lo offro ai cani là dietro, guarda i piccoli stellini. C'han talmente tanta fame che si stanno a magnà a vicenda, ma vabbè dettagli. Ok, se tutto va bene siamo quasi arrivati a destinazione e finalmente potremo lasciare Ellie in compagnia di quei simpaticoni delle luci, anche se praticamente sono tutti mezzi schiattati, ma vabbè dettagli. Allora, abbiamo un po' di armi da modificare. Abbiamo 218 pezzi dei rottami. Bene. Allora, inizierei modificando il piccolo adorabile shorty che abbiamo recuperato lo scorso episodio nelle fogne. Possiamo di sicuro aumentarne la capacità del caricatore, perché per adesso, quant'era? Due colpi? Un colpo? C'ho un vuoto di memoria? Ok, adesso ho un caricatore un attimino aumentato. Bello, mi piace come stanno modificando le armi in maniera sempre più seria. E possiamo anche ridurne il rinculo, perché è piccolino ma è arrabbiato con la vita. Joel continua a ridurre il rinculo delle armi ripulendole. Non chiedetemi come funzioni, ma vabbè, dettagli. Velocizziamo neanche la ricarica, sono tutte modifiche che richiedono veramente pochissimo, pochissimi rottami, quindi possiamo affrontarle senza nessun problema. Oh, il nostro adorabile fucile a pompa che ci ha servito fedelmente. Allora, possiamo ad esempio aumentare ancora la capacità del caricatore, dato che abbiamo trovato i nuovi strumenti per modificare le armi. Joel, no, non funziona così, vabbè, lasciamo stare, non mi voglio arrabbiare. E aumentarne anche la portata dell'arma, quindi possiamo colpire anche gli obiettivi un po' più distanti. Il resto dei rottami, casomai, direi di tenerli qualora trovassimo altre armi lungo il percorso. Per adesso, come ho detto, siamo messi veramente molto ma molto bene. Aio, Fuffi, ti devi levare dei maroni? Porco cane. Allora, diamo un'occhiata comunque nelle case delle genti. Magari nel frattempo i cani si allontanano e la smettono di romperci le scatole. Buongiorno, cominciamo con l'alcol. Anzi, che mi ricorda che dobbiamo ricraftare almeno una molotov. Mi manca ancora lo scotch per potenziare le nostre armi. E dai, signori, siamo onesti, lo scotch è alla base della sopravvivenza nel mondo post-apocalittico. La prima cosa che devi recuperare, no, non è il cibo, è lo scotch. Ci fai di tutto con quel cocchio di nastro adesivo. Soprattutto quello grigio, come cocchio si chiama, che è fantastico e resiste praticamente a tutto. Eccolo lì. Oh, chiedetevi sarà dato, finalmente. Aspetta che ne approfitto, come dicevo, per potenziare il nostro tubo di piombo. Ok, che adesso fa le doppie kill, porco cane. Cara, in mia assenza sei tu l'adulta di casa. Ora tocca a te badare a tuo fratello, occupati di lui. Starò via solo qualche giorno per raccogliere cibo e rifornimenti. Se per qualche ragione non fossi ancora tornato dopo una settimana, prendi tuo fratello e dirigiti verso la zona di quarantena di Pittsburgh. No, non andate a Pittsburgh assolutamente, è la città dei banditi. Non aprire la porta a nessuno tranne me. Conserva i proiettili. Se foste costretti ad andarvene, tenete un basso profilo e muovetevi rapidamente. Approfittatene del fatto di essere piccoli. Ci vediamo presto, papà. Mi domando se siano proprio i figli di Kyle, mi pare che si chiamasse il collega del signor Ish, quello che abbiamo trovato purtroppo morto. Beh, non l'abbiamo trovato perché ho saltato una scena, ma è morto all'interno delle fogne. Possiamo dare un'occhiata di sopra. Tutto bene? Sì, ma sono quasi proprio in faccia. Sì, il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Sollevami. Ellie, mi sono dimenticato di dirti che questa famiglia teneva i clicker in soffitta. Ti prego, dimmi che trova qualcosa di utile. Ah, io, Ellie, ci hai messo 20 secondi. Mi ero spaventato per un secondo. Quello sembra un bel manualetto. Grazie. Per la modifica delle armi corpo a corpo. Ottimissimo. Grazie di avermi fatto spostare, Ellie. Potevi anche attendere 10 secondi. E ci tengo a sottolineare che il suddetto manualetto l'ho trovato dopo aver potenziato la mia arma. Quindi non è ovviamente una modifica retroattiva. Allora, possiamo in teoria passare dal retro? Vediamo un po'. Ah, abbiamo anche la casa dei vicini. Maronneo, abbiamo depredato tutto il vicinato. Joel, le pilloline. Ho visto il simbolo delle pilloline. Joel si è praticamente rischiarato. Ok, vediamo un po' altri proiettili per la Magnum. Ah, oh, ancora là fuori siete. Mi fate arrabbiare che poi tiro fuori la lupara, eh. Ah, ok, hanno capito chi comanda, santo cielo. No, in verità ero controvento con le ascelle. Sapete che non mi lavo da un po'. Poche cose fanno paura quanto l'ascella fetecchia del The Long Gamer. Allora, diamo un'occhiata anche al piano superiore. Ma che sti ambienti sono fatti veramente bene. Munizioni per il revolver. Chiedetevi sarà da... To parco cane. È lì. Trova il codice della cassaforte. Sicuramente sarà in una delle altre stanze. Dimmi che il baule si apre. Gioco dice no, il baule non te lo faccio aprire. Lona, accontentati. È lì. I tuoi fumetti. Gioisci.
Peraltro c'ho Ellie che ultimamente mi sta attaccata al culo. Ayo, da quando ci siamo separati lo scorso episodio ha pensato che l'avrei sostituita con l'altro ragazzino, con Sam. 8-21-36. Chi è che scrive la combinazione sui fiammiferi? Prego, dimmi che nella cassaforte ci sono uno sfacelo di rottami con cui migliorare le nostre armi e parapapa. Oh mio Dio, Joel, la big confezione di pillolosse. Perfetto, munizioni per il fucile e 50 rottami. Cosa vuoi di più dalla vita? A proposito, quante pilloline abbiamo? 70. Come ho detto, voglio o aumentare la salute massima o magari anche ridurre l'oscillazione dell'arma. La porterebbe da 50% a zero. È che il telone con i controller non è bravo a sparare freccette. Ehi, Sam, attento. Sì, ok. Lascialo divertirsi, santo cielo, sì, tanto ci sono i porcini che ti sbranano la faccia. Le freccette sono l'ultimo dei pericoli. A parte che sono gigantesche quelle freccette. Cavolo. Dai, Ellie, fagli vedere chi comanda. Lanciare. Girl power. Sì. Wow, ho del talento. Fortuna. Non è vero. Che fortuna. Ciccio, non te la darà mai nessuna se ogni tanto non fai vincere le donne. Troppo. Adesso rimbalza e lo piglia in un occhio, vai. Merda. Terribile. Okay. No, non era male, fammi vedere. No, no, ti ho proprio distrutta. No, non ha pigliato il rosso, quindi non c'è la moltiplicazione di come si dice per due, per tre. Sì, ok. Ragazzini, spostatevi. Ci pensa papà Joel a farvi vedere come si gioca. Joel, fai un bel bullseye al centro. Vai Joel, ce la puoi fare, siamo tutti con te. E sei una merda, Joel, dai. Ci sono rimasto malissimo. Ragazzi, saranno di nuovo ragazzi. Sì, sì, però la mia mira di merda resterà di merda. Aha, bastava passare dal retro delle casette. Finalmente ho trovato il punto d'accesso alla zona successiva. Olè! Oh oh. Ho un brutto presentimento, hanno messo un punto di non ritorno. Joel, fai attenzione. Porco cane! Ok, ci mancavano anche i cecchini, ma scherziamo. Hai visto da dove sta? È arrivata la strada. Direi quella casa laggiù, sì. Voi state qui. Prima che protestiate, ho bisogno che lo teniate a cuore. Io faccio il giro e vedo se trovo un angolo di tiro. Ok. Allora, sicuramente avrà anche dei cugini. Peraltro, quanti proiettili stanno sprecando sti deficienti? Allora, Joel? No, non abbiamo il mattone! Ma mi prendi in giro? Cerca di stare basso, dietro i bidoni dell'umido qua. Ok, dobbiamo stare fuori dalla sua linea di tiro. Maronne, mi sto cacando proprio una cifra. E corri, 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 perfetto. Ok, possiamo rifugiarci all'interno delle varie case. Porca di quella suprema porca, mi hai fatto cagare in mano! Ma sei scemo! Oh, ti avrei strangolato se mi avessi spaventato di meno. Ok, speriamo che il tizio non abbia degli amici. Sì, il tizio ha degli amici, perfetto. Rifugiamoci al secondo piano. Peggiore delle ipotesi, devono passare tutti dalle scale. Vedo quella maledettissima finestra, eccolo laggiù. Riesco praticamente ad intravederlo. Non è che davvero riusciamo a prenderlo col fucile. Vorrei fare una prova in effetti un po'. No. Il gioco me lo impedisce, va che bastardo. Peraltro c'ho il sole contro. Ok, cerchiamo di stare bassi che non vorrei che mi spari attraverso le finestre. Joel, mangia una bella merendina. Perfetto. Dove sono tuttavia i suoi amichetti? Ah, posto. Oh, eccoli laggiù. Eccoli laggiù, porca di quelli per porca. Riusciamo a fare un kinder sorpresa a qualcuno? Tipo il tizio lì, buongiorno signore. Signore, sono qua, non mi aveva visto. Affacco, ok. Brutto punto in cui rifugiarsi. All'occorrenza abbiamo anche le molotov. Aspetta che offro da bere a qualcuno. Guardalo, guardalo tatticone. Dimmi che ti raggiungo. E ti raggiungo in pieno. Bevici sopra, amico. Oh, porco cane. C'è qualcuno dietro di me. C'è qualcuno dietro di me, l'ho sentito. Aspetta. Bastardone. Ci hai provato? Oh, sparano, 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 sparano. Joel dentro, Joel dentro. Porco cane. Mi sono stracagato in mano. Ok, aspettiamo che Capitan Furbizia si compenetri male. No, volevo che entrasse all'interno della casa. Buon uomo. Vedrai che ti trovo, stronzo. Certo, guarda, ti trovo prima io. Ho il mio coltello. Guarda che gentile, mi risparmia anche la fatica di doverlo inseguire. Un po' più avanti, Kronk, un po' più avanti. Dai, è ciccio. No, ma lo sapevo che mi dovevi far perdere tempo. Porca di quella iperporca. Tutto questo si poteva risolvere con un po' di amore. Vedi? Vedi come l'amore risolve tutti i problemi. Ah, posto, io ora non ci odiamo più. Ok, voglio sperare che non ci siano altri cattivoni lungo la strada. Corri, 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 corri. Oh mio Dio, questa casa è completamente distrutta. Vediamo se qualcuno mi ha droppato cose. Niente. I poracci più schifosi li trovo sempre io. Ah no, aspetta, c'è una molotov. Il tizio a cui ho tirato una molotov mi ha lasciato una molotov. Oh, mi piace lo scambio equivalente. Ok, altra casa distrutta. Fin qua tutto bene.
Posso passare dall'altra parte, Joel? Scavalca! Razza di idiota! Ah no, possiamo passare da qui! Perfetto, e... Olle! Ok, sono fuori dal suo campo visivo, in teoria. Ottimo! Ok, cerchiamo di stare bassini, sperando che non ci siano altri tizi all'interno della casa. Aspetta, non è questa la casa! È quella laggiù, credo? O è questa? C'ho paura! Porca di quella iperporca! Salve signore, non ho nulla da tirargli. Devo fargli da bere, volevo dire. Lui è laggiù. Non lo vedo. Oh no, c'è anche un cugino. C'è anche un cugino, entra in casa. Joel, entra in casa. Non siamo costretti ad affrontarli tutti? Se mi recuperi un po' di risorse lungo il percorso, non è che m'offendo. Ok, mi stanno andando a cercare in direzione opposta. Sì! Ogni tanto un leggerissimo biuco di chiurlo. Porco cane, questi cosi fanno rumori. C'è qualcuno in casa che mi vedeva. No, non ci sono. Sarò andato via perché ho troppa paura di voi. Oh, la paura. Ok, perfetto. Devo solo sperare che non ci sia nessuno. Per un secondo credo di aver visto qualcuno dietro la porta. Mi sono cagato male, ve lo giuro. Ok, al primo piano non c'è nessuno. Quindi il tizio si è rintanato probabilmente di sopra. Aspetta che non mi faccio un bubusettete o abbia messo delle trappole in giro. Ah, ma che be... La stanzina, mi sono cagato in mano, pensavo fossero qua. C'è nulla che possiamo recuperare. Oh, vedo il fucile da cecchino. Joel, occhio, piccolo pezzo di erba. Ti insegno io a farmi il buco 7 improvviso. Non mi piacciono le sorprese. Ok, a posto. Joel era morto 26 coltellate fa, Che state facendo? Wow. Datemi un secondo, porco cane. Ok, vediamo di coprirli. Che poi accade? Oh no. Oh no, questo è un bel problemone. Oh, porco cane, ha colpo singolo. Ok, con X possiamo anche zoomare. Ah, devo offrire fuoco di copertura. Intanto che loro fuggono. Porco cane, stanno cercando di aggirarli. Ok, preso. Stanno arrivando a sinistra, arrivo. Portate pazienza, non sono mai stato un buon cecchino. Eccolo lì, aspetta. Ah, posto cancellato dalla faccia della terra. Li stanno attaccando frontalmente. Ottimo. E quanti banditi ci sono? A chi avete sparato, scusate? Forza, ragazzi. Dai, cercate di avanzare. Wow. Li attaccano nuovamente di lato? Non vedo nessuno io. Eccolo. Perfetto. No, non l'ho preso, dannazione. Come ho fatto a mancarlo? Signore, si è fermo lì. Ottimo. Cecchinato alla grande. Dai, ragazzi, siete in tre. Porca, di quelli per porca. Gli ho sparato una gamba. Più che sufficiente. Eccoli che stanno uscendo dalla casa. Ora non esce più da nessuna casa. Occhio, chi si erano arrivando dietro. Fermo lì. Porco cane. Ah, no, non è male. Gli ho staccato un braccino. Gli ho delicatamente e amorevolmente staccato un cocchio di braccino. Sto colpendo le braccia, ma con un calibro del genere avrei bisogno di un trapianto di voglia di vivere. Ma dai, ma l'ho chiaramente preso su una gamba. Garibaldi fufferi. No, sto per parare ad Ellie. Oi, bastardo. Credo di aver appena salvato la vita ad Ellie. Oh, che succede? Oh no. Stiamo scherzando, vero? Che ci fa qui la camionetta? Porco cane, ok, cerchiamo di danneggiarla. Ragazzi, levatevi da lì. Levatevi da lì più velocemente possibile. Coraggio, Henry. Dai. Io provo a continuare a sparargli, ma non è che posso fare miracoli, corazzata. Ok, stanno cercando di indietreggiare. Oh no, li ho visti per una frazione di secondo, eccoli là, aspetta. Porco cane, a quanto pare i tizi non si vogliono proprio arrendere. Ok, eliminato anche questo. Ragazzi, io faccio del mio meglio, ma dovete levarmi di lì assolutamente. Ma l'ho preso. Ah, era in animazione, Lon. Ricordi anche il potere delle animazioni? Levatevi di lì, idioti! La camionetta sta arrivando! Dai, che non è l'unica che stava arrivando. Preso il volo! Non mi ricapiterà mai un buccio del culo del genere. Morite, c'è! È che non posso neanche sparare attraverso la fessatura. Praticamente è impossibile riuscire a pigliarli. Aspetta che c'è un altro tizio dietro l'auto. Eccoti là, e ora non ci sei più. Aio! Levatevi, ho detto, gente! Sta avanzando. Aspetta che ha aperto. Stanno facendo? Wow. Porco cane, che ne stanno lanciando le molotov. Ok, cerchiamo di coglierlo al momento giusto. Se si ferma e io lo colpisco, è praticamente fatta. Dai, preso. Funzionato? Oh, meglio del previsto, direi. Wow. Porco cane, spero che non fossero rintanati lì. Ragazzi, eccoli là dietro, perfetto. Oh, mi avete fatto cagare in mano. Grazie. Posso sparare a Sam così per simpatia? Bene, ce l'abbiamo fatta. Potrebbero essercene altri, levatevi di lì. Dobbiamo, ragazzi, muoverci. Non rimanete così allo scoperto. Non ho fatto fuori tutti sicuramente. Sì. Wow, aspetta. Porca, di quelli per porco, che quello è morto. Aspetta, salvali, aspetta. Sto facendo cogliere dal panico. Ok, l'ho eliminato. Spero che non gli abbia fatto troppo male. Stai bene? Sì, sto bene. Fatemi prendere sti colpi. Forza,
No, ragazzi! Ragazzi, via di lì! Oh, stanno arrivando. Stanno arrivando proprio una cifra. Ok, preso. Aspetta, che mi sto grattando il naso. C'ho i pruriti quelli brutti. No, quello non posso prenderlo, purtroppo. Vabbè, arrivano da tutte le parti. I clicker. Magari cerchiamo di pigliare i clicker. Maronne. No, no, hanno sentito i colpi d'arma da fuoco e l'esplosione. No, vabbè, guarda, arrivano anche da là dietro. Aspetta, vediamo se può prendere due di questo colpo. Non ce l'ho fatta. Gente, direi che è stato il momento di levare le tende. Neanche io posso affrontare tutti questi tizi. Che sono tante molotov, forse qualcosa rifà combinare. Ah, a posto. Joel, corri. Corri, ma proprio una cifra. Ma in teoria, se facciamo rumore con un'esplosione da una parte, riusciamo magari a distrarli. Sì, vabbè, saranno almeno una quarantina. Sono ancora qui. Siete feriti? No, tutto ok. Ok, ora di lasciare questo posto. Andiamo. Su, forza. Forse se scappate dal retro è fatta. Ok. Oh, mi avete fatto cagare in mano, bastardi. E l'antenna radio è letteralmente dietro l'angolo. Mettila, dai. No, sono serio. Era il compleanno di Tommy. Tutto quello che voleva fare era affittare due Harley e attraversare il paese. Ah, amico. Morirei felice se potessi fare anche solo il giro del palazzo. E com'era? Era bella, molto bella. Bella? Ma lo senti? Dai, amico, voglio i dettagli. Descrivila. Sapete cosa? Voi due avete bisogno di privacy. No, no, Ellie. Senti, non si tratta di una moto qualunque, ok? Quando sali su quel bolide, senti il motore. È indescrivibile. Ah, sì? E come lo sai? L'ho visto nei miei sogni. A volte è più che sufficiente. Ok. Razza di idiota. Lascia che i ragazzi siano ragazzi, santo cielo. Credo che non verrà nessuno del nostro gruppo. E ora la parte più difficile. Spiegarlo a Sam. Beh, è abbastanza ovvio che siano tutti morti, gente. Beh, si può dire che quei due hanno fatto amicizia. Tu che fai? Archivio tutto il cibo che abbiamo trovato oggi. E quanto sarà mai? Capisco. E come siamo messi a pesche sciroppate? Sono ancora buone dopo 20 anni, gente. Ti ha mandato Henry? No. Perché avrebbe dovuto? Per controllare chi non faccia cazzate. Direi che ce la siamo cavata bene oggi. Soprattutto tu. Dai, perché tieni il broncio, ciccio? Su, volemo se bene. E va tutto bene? Sì, tutto a posto. Il poverino è depresso perché viene bullizzato dal fratello, mi sa. Ok. Allora, buonanotte. Come fai a non avere mai paura? Chi dice che non ce l'ho? È brava a nasconderla. Cosa ti spaventa? Gli scorpioni sono spaventosi. Dai, Ellie, non scherzare, è serio. Rimanere da sola. Ma no, si sta bene da soli. Ho paura di restare sola. E tu, invece? Quei cosi là fuori. E chi ti piace, ma ragazzino? Sono terrificanti. E se le persone fossero ancora dentro? Se fossero intrappolate e non avessero il controllo del corpo? Sarebbe qualcosa di terrificante. Ho paura che succeda anche a me. Non farti mozzicare, okay. Allora. Per prima cosa, siamo una squadra, ok? E ci aiuteremo. E poi, potrebbero sembrare persone, ma quello che erano non è più lì dentro. Harry dice che hanno voltato pagina. Che sono con le loro famiglie, come in paradiso. Tecnicamente sono morti, se ben ci pensi. Credi che sia così? Beh, di certo Ellie non è la persona più spirituale del mondo. Un po' sì e un po' no. Intanto, mi piacerebbe crederci. Ma non ci credi? No, non proprio. Già, nemmeno io. Mamma mia, perché sti discorsi seri avanti? Oh! Con questi discorsi seri quasi dimenticavo. Ellie, non copiarmi le battute. Brava, giusto, è vero, regalo, il giocattolo. Se non sa che esiste, non può portarlo via. Beh, prima o poi controllerà lo zaino del fratello. Ok, sono esausta. Ci vediamo domani.
Non contare i contenitori tutta la notte, mi raccomando, eh. Ma che fetente che sei, ma vergognati. Ma perché si comporta così? Oh, ma dai! È stato mozzicato prima quando li hanno aggrediti? Oh no! Questo è un bel problemone? È rimasto da solo tutta la notte? Che alitaccio, Ellie. Buon profumo. Non il tuo alito. Buongiorno. Dov'è Sam? L'ho lasciato dormire per una volta. Ah. Beh, se vuoi che ci raggiunga, puoi andare a svegliarlo. Ok. In effetti devo aggiungere un po' di porcini alla ricetta di stamattina, mi farebbe comodo. Ciccio, come stai? Sam? Oh no. Non lo vedo, messo molto bene. Sam! Oh, che Dio. Ecco, appunto. Oh, 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 oh. Buono, buono. Vai, vai, sparagli. Spara a me, a lui. Non è più tuo fratello? Culo. Joel, Joel, Joel. È sparato? Ok, è fatta. Oh. No, ma povero ragazzino. Oh mio Dio. Sam. Porco cane. Oh no. No. Sam. Non mi andrà fuori di testa? Ellie, stai qui. Harry. Harry, che cosa hai fatto? E non potevi fare altro? Storia, okay? Sam. Oh, wow, 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 wow. È colpa tua. Non è colpa di nessuno, Harry. È tutta colpa tua. Harry. Ne possiamo parlare, Harry, Ciccio? No. Wow. Oh, mio Dio. Ma porca di... Ma sei scemo nel cervello. Cioè, adesso non hai più neanche il cervello. Tutto troppo immediato, gioco! Non puoi farmi schiattare due personaggi nel giro di 5 secondi di video! È autunno, tua nonna! Ma porca... Minchia, è doppio trapasso veloce! E così siamo di nuovo da soli! Aio! Almeno Tess mi hai dato quei 3-4 minuti per capire cosa sarebbe accaduto! Ah, è l'alba di un nuovo giorno per nulla piovoso? Beh, l'ambiente è cambiato parecchio. Contate Jackson... Significa che siamo nei pressi della città di Jackson, giusto? Dovrebbero trovarsi a poche miglia da qui. Sei pronto a vedere il caro fratellone? Sono solo pronto ad arrivarci. Sei nervoso? Scoiattolo! Non so cosa provo. Che bei posti, peraltro. Ok, facciamo attenzione perché ci pigliamo i big reumatismi. E ammalarsi in questo contesto non è la situazione migliore. Allora, fatemi dare un'occhiata in giro. Oh, buongiornissimo! Beh, questa? Questa è nuova! Ah! Un revolver dotato di super mega ottica? El Diablo! Piccolo stellino! Hai capito lo sceriffo? Si trattava bene? Aspetta, 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 che pieno zeppo di materiale anche qua dietro. Ah, abbiamo anche delle lame. Oh mio Dio, non vedo l'ora di modificarlo quanto prima. Direi che non si può passare da qui. Già. Ellie, sei contenta? Stiamo andando vicino all'acqua? Ci porterà diretti da Tommy. Mi converrebbe passare da sopra? Ci potrebbero essere delle auto piene zeppe di loot. Ecco cane, qua c'è il rischio altissimo davvero di scivolare di sotto, Joel. Bello però. Beh, adesso che l'essere umano è ridotto letteralmente a una frazione di ciò che era un tempo, l'ambiente sarà quasi tornato agli antichi splendori. Cosa è successo tra voi due? Che vuoi dire? Tra te e Tom. Non siete insieme, significa che è successo qualcosa. Grazie, Capitano Ovvio. Abbiamo avuto una specie di discussione. Lo sapevo. Riguarda cosa? Tommy vedeva il mondo in un modo, io in un altro. Ed è per questo che sono venuto a luce. Sì, la tua amica Marlene gli ha dato speranza. Questo lo ha tenuto occupato per un po', ma alla fine ha lasciato quella strada. È tipico di Tommy. Com'è andata l'ultima volta che l'hai vista? Credo che le ultime parole che mi ha detto siano state: non voglio più rivedere quel tuo schifo di faccia. Ah, wow. Molto diretto. Ma ci aiuterà? Lo scopriremo presto. Beh, siete pur sempre fratelli, Andiamo santo sempre cielo. Aiuto, raggiungeremo quel posto. Andiamo avanti. Non so nemmeno io dove boia sto andando, mi sono completamente perso. Ok, continuiamo a muoverci in questa direzione. Che bello però! No, vi giuro, nel gioco originale di 9 anni fa era graficamente molto arretrata questa scena. È uno spettacolo. Anche i dettagli dell'acqua è molto realistica. Per quanto riguarda anche la schiuma lì, non saprei nemmeno io come definirla, via dicendo. Wow, cos'è? Ma lì è una centrale idroelettrica. Wow. Una centrale idro cosa? Usa
Usa l'acqua del fiume e la trasforma in elettricità. E come fa? Senti, so cos'è, ma non come funziona. Ok. E come facciamo ad attraversarla? Bella domanda, in effetti. Allora, abbiamo una leva che possiamo girare, vediamo un po'. Ah, possiamo passare sopra sti cosi? Beh, Joel, a parte l'elevato rischio di tetano, da questa parte ne possiamo girare solo uno. Qualcun altro deve andare dall'altro lato. E noi non possiamo saltare abbastanza in lungo, con purtroppo. Con questa siamo a metà. Se riusciamo a sollevare l'altra, passeremo. Dannazione, non possiamo neanche guardare il fiume dall'altro lato. E qua ci sono muretti veramente molto alti. Ok, Joel, ci dobbiamo inventare qualcosa. Aspetta, aspetta che qua c'è un bel ufficio. Dimmi che non devo usare coltelli. E il gioco dice, no, dammi tutti i coltelli. Perfetto. Ok, vediamo un po' che risorse troviamo all'interno. Ah, per un secondo credevo fosse una delle varie lame. Delle frecce, ottimo. Abbiamo un tanto integratori, dice il gioco, ne voglio molti di più. Santo cielo, Joel non ha mai abbastanza pilloline? Poi voglio dire, più va avanti il tempo e più ne avrà bisogno, perché lui sta invecchiando. Allora, siamo messi abbastanza bene. Possiamo potenziare... No, non possiamo potenziare un cocchiolon, sempre per quel problema dello scotch. Maledetto scotch. E niente, vediamo quindi di ritornare là fuori. Allora, se ho visto bene, possiamo buttarci di sotto. Uila, parte della struttura è andata sott'acqua. Ah, c'era una struttura qui che probabilmente col tempo si è rovinata e degradata. Ok, vai, fai un salto da sirenetta. E sirenetta tua nonna. Ok, diamo un'occhiata qua sotto. Sembra un capannone, un container. Non riesco a capirlo nemmeno io. Si vede praticamente nulla. Oh, guarda, guarda, ho trovato la zattera di Ellie. Joel, veloce, che non penso tu sappia respirare sott'acqua. Ok, vorrei dare anche un'occhiata alle risorse. Ah, sicuramente ci sarà qualcosa là sotto. Ehi, Ellie, guarda cosa ho trovato. Ok, Ellie, ora devi... Lo so, devo salire sulla piattaforma. Oh, senti, potevi imparare a nuotare? Saranno 3 mesi ormai che andiamo avanti e indietro. Ah, qua non ti va bene? Potresti anche muovere il culo, no? Lei la vuole da quest'altro lato. Ma non possiamo fare tipo una terapia d'urto, la spingi in acqua e o impara a nuotare o affoga? Ecco qua, perfetto. E poi Ellie, detto tra noi, un bel bagno nell'acqua, una pulita alle ascelle e tutte cose non ti farebbe così male. E poi immaginate anche l'alito, gente, tutti non si lavano mai i denti, poretti. Le carie e il resto, non lo so immaginare anche in quel caso. Dai, okay. Girala. Gira la ruota, yeah, yeah. Crea un passaggio, tu, tu, tu. Joel, ci vuol coraggio a buttarsi in acqua con lo zaino pieno zeppo di fucili, munizioni, polvere da sparo, cose esplosive, chi fai più ne ha più ne metta. Quando ci passi su. Okay. Sì, vai tranquilla. Che squadra. A posto. Sì. Anche perché ti dovevo un batticinque. La prima volta sono andato dritto e lei ci è rimasta malissimo, poveretta. Non lo sapevo di dovergli fare il batticinque. Ah, sembra che qualcuno si fosse accampato qua fuori e aveva dello scotch, che è rimasto sotto la pioggia per millenni. Ma vabbè, dettagli. Vediamo un po'. Oh, oh no. La tomba non dovrebbe essere così piccola. Ho scordato di mettergli quello stupido robot sulla tomba. Cosa me ne faccio? Ellie. Cosa? Voglio parlare. No. Perché no? Quante volte ne dobbiamo parlare? Succedono delle cose e noi andiamo avanti. Solo che... Ora basta. Hai ragione. Scusa. Ok, andiamo, stavo cercando di andare dall'altra parte. No, Joel non riesce ad affrontare il concetto della morte. Sono passati più di 20 anni dalla morte della figlia, ma lui ancora non riesce ad affrontare il decesso e il trapasso delle persone a lui care. Quindi fa due cose molto semplici: si isola completamente dalle persone e si impedisce di provare sentimenti nei loro confronti. E soprattutto... Oh, ho fame. Lo so, anch'io. Mangia uno scoiattolo. Prossimo scoiattolo. Superiamo questo punto, poi cercheremo del cibo. Beh, se muoio di fame sarà colpa tua. Cioè, non ci avrebbe tutti i torti, in effetti, eh. Ma soprattutto quelle poche volte che si lega qualcuno e quel qualcuno muore, lui lo cancella. Lui cancella sia la morte che la persona stessa dalla propria mente. Ovvio, non può fare miracoli come tecnica. Ah, mamma mia, che spettacolo. Non si può fare il giro. Dobbiamo attraversare la centrale. Sì, allora, datemi un secondo che do un'occhiata all'interno dell'ufficio. Abbiamo trovato la mappa della zona, che torna sempre utile. Santo cielo, non c'è più il caro buon vecchio GPS. Abbiamo rottami, esplosivi. Aspetta un secondo, che ora che ci penso possiamo potenziare anche questo. Ottimo, così recuperiamo il resto delle lame.
Non vorrei dire una boiata, ma un tempo la pistola che abbiamo appena recuperato si trovava all'interno di questo ufficio sul pavimento. Infatti mi sono stupito di averla trovata laggiù. Vabbè, la zona è anche ben recintata, quindi è relativamente sicura. Ma hanno tolto i vasi con le piante. Ah no! Ora le piante sono sottoterra. Ecco perché non riuscivo a trovarle. Equivalgono a 10 pilloline. Ma dai, chissà quanti ne ho lasciati indietro perché cercavo i vasi io. Ok, poco male, dobbiamo entrare all'interno della centrale, sicuramente. Non sarà pieno zeppo di clicker e altre simpatiche creature. Sarà chiuso dall'interno, genius. Oh, ma non buongiorno. Non azzardarti a prendere l'arma e dia alla ragazza di buttare la sua. Ellie, dai, fa come dice. Ok. No. Ditemi che vi siete persi. Non sapevamo che il posto fosse occupato. Stiamo solo cercando di andare oltre. Oltre dove? Sono a posto. Cosa, li conosci? Conosco lui. È quello stronzo di mio fratello. Tommy! Che piacere rivederti. Porca. Ah, fratellino. Cristo santo. Già. Fatti guardare. Cazzo se sei vecchio. Succederà anche a te prima o poi. Questa è Maria. Trattala bene, lei gestisce le cose qui. Signora, grazie per non avermi sparato. Sarebbe stato imbarazzante, visto che sei mio cognato. Oh! Qualcuno si è fatto mettere la palla al piede. Ci caschiamo tutti, no? Hai capito, lo zio Tommy. Ellie, giusto? Sì. Cosa vi porta qui? Le pilloline. È una lunga storia. Ma soprattutto le pilloline. Perché non parliamo dentro? Sì. Hai fame? Sto morendo. Non ancora, ma presto. Ok, almeno non ci hanno sparato, non è una cosa da poco? Fosse stato mio fratello, probabilmente mi avrebbe sparato. Falso, ma allarme. Lasciamo stare. Sono amici. Ci hanno ma nessuno ha un ombrello? Ci sono molti banditi in quest'area. È stato tranquillo per qualche giorno. Cosa diavolo ci fai qui? Pensavo che fossi a Jackson. Sto cercando di riattivare la centrale. L'avevamo fatta ripartire, ma una delle turbine è andata. Abbiamo l'elettricità, Joel, o meglio, avevamo. Wow. La rimetteremo in moto. Incredibile. Avete dei cavalli? Ne abbiamo un sacco. Ehi, Tommy, dammi una mano qui. Scusate, torno subito. Posso? Sì, certo. Gli piace se gli tocchi le orecchie. Mai cavalcato uno? Veramente sì. Ellie, hanno detto le orecchie e non il... Lasciamo stare, che è meglio. Quando sei andata a cavallo? Winston, un soldato, mi ha insegnato. Dopo possiamo fare un giro con lui. Sarebbe bello. Non sono un fan dei cavalli, eh? Eccomi. Grazie, Tommy. Figurati. Bene, continuiamo il giro. Ok, sto posto ha bisogno di una ripulita, però voglio dire, centrale idroelettrica. È una bella conquista, in effetti. Earl. Sì? Che fai qui? Non dovevi tornare indietro stamattina? Aspetto che Hauser e i ragazzi mi diano il cambio. Non c'è problema, vai a casa dalla tua famiglia. È solo per un paio d'ore, resisto. Bene, beh, vacci piano. Oh, apprezzo quando qualcuno lavora più del necessario. Fa sempre piacere. Voglio dire, soprattutto in un contesto del genere dove non c'è abbastanza manovalanza, esperienza e gente onesta. Maria, soprattutto. Dimmi. Qui sala di controllo, Steve sta per riavviare, vuoi venire a controllare? Io mangio con Ellie. Tocca comunque a me. Vado, vengo con te. Vai con Maria e mangia qualcosa. Joel. Ma fidati, avanti, dai, è mia cognata. Lasciamo andare i ragazzi. Sto mandando Tommy, aspettate. Dai. Ellie, tranquilla. Sarà la sesta volta che cercano di riattivare le turbine. Siamo qui solo da una settimana, ma sembra una vita. Cacchio, siamo arrivati al momento giusto, praticamente. Ho qualcosa per te. L'anno scorso sono andato a casa, in Texas. La nostra roba era stata tutta rubata. Ma no! Quasi tutta. Hai trovato i 50 euro che mi dovevi? Ma che non è che mi dimentichi i debiti io, ciccio. Ecco. È consumata, ma è ancora bella. No! La foto di Sara, no! Mi tornano tutti i traumi del primo episodio. Me ne ero quasi dimenticato pure io. No, grazie. Come no, grazie? Joel, avanti! Sicuro, cioè... Ho detto no. Ma come? È tua figlia, su! Cioè, è tutto quello che ne rimane, praticamente, a parte il ricordo. Ho bisogno di parlarti. In privato.
Sì, ok. Cioè, che fretta c'è? Fammi controllare i ragazzi. A sto punto ti conviene rimanere con loro. Cosa fai? Torni a Boston? Tess non c'è più. Robert è morto. Marlene si farà sicuramente sparare da qualcun altro e via dicendo. Non è che ti resti molto a casa. Ok, fra tutti i posti che abbiamo visitato, questo è anche quello messo un po' meglio contro ogni aspettativa. Secondo me, con un po' di olio di gomito riescono a ritirarlo in qua, ma proprio parecchio. Riescono addirittura a viverci dentro se necessario. Allora, sono venuto a depredare. Buongiornissimo. Alcol, munizioni per il revolver. Non avete un banco da lavoro? Dei rotoli. Le pilloline. Come sapevate che erano le mie preferite? Avanti. Posso essere onesto? Nessuno mi ha ancora offerto un mattone. E personalmente mi ritengo molto ma molto offeso. Cioè, voglio dire, è un edificio costruito in mattoni. Joel, strappane uno dalla parete, chi si è visto si è visto. Ho capito che non tutti i mattoni sono uguali, però... Non so cosa hai sentito dire, ma dovresti vedere la città. Siamo più di 20 famiglie ora. Maria e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo. Ci sono coltivazioni e bestiame. Ricordi che pensavamo che fosse impossibile vivere così? Ma noi lo stiamo facendo. C'è talmente tanta umidità che mi sono venuti 86 kg di reumatismi. Gli adulti fanno la guardia lungo il perimetro. C'è anche un recinto elettrificato quando la centrale è in funzione. Dovete ancora occuparvi degli infetti, però. Chi non deve? Ma il mondo in cui viviamo. Forse non deve essere così. Dove tenete i mattoni? Avanti! Fuffi! Oh mio Dio, un Fuffi che non proverà a sbranarmi la faccia? Ma ciao! Sì, bello. Quello è Buckley. Non è proprio un cane da guardia, ma è utile averlo in giro. Ma che bravo che sei. Sì, ma sta sotto la pioggia, dai! Gli animali non devono stare così tanto bagnati. Intanto ho trovato un chi è il mio tesoro? Altro trofeo sbloccato. Alcol? Alcol sei tu? Che piacere rivederti. Come al massimo. Siamo al massimo anche di alcol, ma mi prendi in giro? Non capita mai? Guarda, se mi regalate dello scotch muoio felice. Questi due geni riattiveranno la centrale. Forse stavolta ci siamo. Pilloline, Joel, dall'altra parte. Non ci credi? Io non ho detto niente. Scommetto che funziona. Certo, fai anche due. Siamo quasi pronti. Devono solo riattivare lo scudo. Non c'è fretta. Oh, dimmi, quello è un banco da lavoro? Sì, finalmente un banco da lavoro. E abbiamo anche un manualetto per potenziare. Niente po' di meno che maggiore durata delle cortine fumogene. Ma non le uso mai, ma che tristitudine. Potevate darmi qualcosa di più? I fumogeni durano 10 secondi in più. Che cosa buona. Sembra l'ideale per lavorare. Allora, possiamo proprio sistemare il nuovo revolver con tanto di ottica. Ah, non è che posso fare più di tanto a quanto pare. È un'arma molto avanzata e serviranno degli strumenti migliori. Posso solo migliorarne la ricarica. Oh, ma dai! Perché mi devi sempre rovinare tutte le gioie della vita? Allora, contro i clicker è una modifica inutile. Però, poter avere dei proiettili perforanti che riescono a oltrepassare le corazze, beh, vuol dire che praticamente riusciremo a shottare tutti gli esseri umani che hanno un minimo di protezione, armatura, in Kevlar e via dicendo, che hanno rubato alle forze dell'ordine e ai militari. Ah, ora è un'arma decisamente molto, ma molto più seria. E... le altre modifiche non le posso fare. Per adesso mi accontento. Teniamo casomai il resto dei rottami per quando troveremo altri strumenti. O senti, un uomo può sempre sperare. A sinistra, attenzione. Bene, va bene. Tommy è arrivato, siamo pronti. Dammi un secondo. Ok, pronti. Olè. Pronti, avanti, vai. Sì, ma non l'avete fissata? Ok, basta vedere se funziona. Saluti, oila. Ok, e lui dice sia fatta la luce. L'abbiamo fatta, ragazzi. Ok. Una buona notizia una volta ragazzi. Tanto. Qualcuno pensi a dare a Maria la buona notizia. Hai visto? Impressionante, no? Mi devi 2 milioni di dollari. Ok, Joel. Posso dare un'occhiata in giro? Non ti offendi, vero? E andiamo a parlare tua nonna in cariola? Oh, che piacere rivedere della corrente elettrica. Ne abbiamo vista talmente tanto poca all'interno di questo gioco che è facile dimenticarsi quanto sia importante. Vediamo un po' cosa abbiamo. Oh, un tubo di piombo. Però il mio è già a posto. Munizioni per El Diablo. E oh, buongiornissimo. Ah, solo 10 rottami. Speravo molti di più. E quello è un tanicozzo compenetrato male. Ma faccia finta di nulla che è meglio.
Ah, ora ragioniamo. 25 rottami. Dove saranno gli attrezzi di quarto livello? È un po' che non troviamo attrezzi, purtroppo. T'ho visto! T'ho visto! Mattone! Vieni con me, insieme vivremo grandi avventure. Finché non ti spacco in testa a qualcuno, ma sarà comunque una grande avventura. Ok, vedete che ho fatto bene a gironzolare per la zona circostante? È davvero un bel gruppo qui. È gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Senti, se vuoi invitarmi, fallo e tanti saluti. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa la ragazzina. Non ne hai idea. C'entra del tutto quella ragazzina. Beh, racconta allora. È immune. Immune a cosa? L'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente. Neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Tira fuori dei funghi della Conad e te lo faccio vedere. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, Dio, potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non dai. È per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia ora. E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai! Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi Anche nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Joel, ti vuoi proprio liberare di lei, per davvero? Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi, eh? Ripagarti? Per tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ehi! Boni fioi. Porto cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che frigna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Oh, ma dai, che tempismo. Ricordi ancora come si uccide, vero? Sì. Quello come si dimentica. È diventato molto bravo ad uccidere. Banditi, non lasciatelo entrare nell'edificio. Secondo, devi prendere la nuova arma. Ui, non è malaccio, però c'hanno le protezioni, bastardi. Ok, direi molto meglio. Singolo colpo, sta coppia di arma. Allora, quelli sono alleati. Occhio, copritemi che avanza da un punto all'altro. Ok, proviamo ad aggirarli in qualche modo. Dobbiamo sacrificare un mattone. Tizio, ma datti una calmata. Aspetta, sparagli Joel. Ok. La tattica del mattone funziona molto bene. Vabbè, me ne serve un altro. Passatemi un mattone, presto. Ok, vedo almeno 3, 4, 5 tizi. Cane, c'è ancora un sacco di gente da eliminare. Allora, proviamo ad arrivare direttamente dalle scale. Non ci sono molte vie, purtroppo. Poi scusate, ma non possiamo offrirgli da bere ai ragazzi. Tanti saluti. Oh, perfetto, così li abbiamo un attimino distratti. Questo non muore per le fiamme. Ma di certo il proiettile ha aiutato. Ok, eliminato. Occhi aperti. Porco cane, Tommy, ti stavo per sparare. Salve signore, che piacere incontrarla. Ok, ci sono ancora due tizi dentro. Occhi aperti. Dove stanno? Ah, beh, uno è qua dietro, facile da pigliare. Signore. No, è scappato via, bastardo. Wow. Datti una cocchio di calmata. Mi sbissi via così, mi spavento. Occhio, beccalo. Perfetto, e scare. Tanto sone. Fa no, potevi anche spalmargli la faccia sul muro, Joel. Che fai, tocchi? No, si tocca. Sono un nobile, santo cielo. Avete visto mio fratello qualcosa? Dirige il posto. Ti vediamo. Andiamo al ponte. Sì, datemi un secondo che recupero un po' di munizie. Entrano nell'edificio. Potete uscire lì. Siamo in trappola. Veniamo a prendervi, restate. Ali, nascostiti. Maria, aspetta un secondo che rifaccio la Molotov, che è pieno zeppo di risorse in giro. Porco cane, devi smettere di spissiare avanti e indietro, ciccio. Prima o poi davvero ti sparo. Allora, vediamo quanti tizi ci sono. Là, fuori, una cetta. Porco cane, questa sicuramente è sciotta a tutti. Allora, vediamo di utilizzare anche l'ottica dell'arma. Non male. Joel, sei giù mentre ricarichi? C'è la testa di minchia davanti a me. Aspetta un secondo. Aia, mi ha leggermente preso. E addio. Ok, sciottato alla grande.
Quest'arma è cecchina anche dalla distanza. Aspetta, 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 non sprecare colpi. Ah, preso! No, no, l'ho preso, l'ho shottato. Signori, copritemi che sto cercando di prendere il fucile. Aspetta un secondo. E azunde! Shottato alla grande. Aspetta. Il tizio in parte a meno se la passa molto bene. Spavento, Tommy! Ti ho detto che devi smettere di far ste cagate. Stavo cercando di aggirare il tizio passando da sotto, vediamo un po'. Però ci sgama, ho paura. Vai così, aspetta, aspetta. Mi avvicino abbastanza dove potevi tirare la bottiglia in faccia. No, non ha funzionato! Non ha funzionato, ma non me ne frega. Ne è valsa la pena, volevo fare il big tatticozzo. Raggiungiamo le ragazze! Datemi un secondo che mi devo tipo curare tutte cose. Ok, hanno droppato un po' di munizze. Non è che qualcuno ha lasciato tipo la solita merendina per curarmi, no, eh? Oh, il lato positivo è che hanno droppato davvero una marea di risorse. Quindi all'occorrenza siamo a posto. Occhio! Fai quello che devi. Ho capito, ho capito. Aspetta. Ok, eliminato alla grande. Però c'aveva dei cugini. Aspetta. Oh, ragazzi, se mi date una mano a parlare ai signori, non è che mi offendo, eh? Ok, direi di iniziare offrendo da bere a un signore. Oh, era stemio anche questo. Oh, ragazzi, non c'ho mai fortuna con le genti a cui offro da bere. Aspetta che c'è laggiù. E ora non c'è più. L'ultimo dei furbacchioni. Ah, guarda che gentile. Così è più semplice sparargli. Signore! Oh, a posto? Sono tutti morti. Sono contento, Tommy. Datemi un secondo che recupero munizze. Sto bene, la ragazza è con me. C'è mancato davvero un niente. Ok, no dai che volevo recuperare le risorse. Sì, sto bene, sto bene. Joel, oddio, arrivavano da tutte le parti. Poi Maria ha detto dobbiamo scappare. Ehi, ci siamo tuffati dietro. Senti, i tavoli, è un tipo enorme. Piano, con un... piano, ascolta, ehi, ehi, sei ferita? No. Che bellissimo momento, quasi padre figlia. Ti devo parlare. E ti incazzerai proprio una cifra. Assolutamente no, digli di trovarsi qualcun altro. Maria, non puoi lasciarmi in questa situazione. Hai idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Niente, non ti sto abbandonando. Litigano per colpa mia. Ma no. Guarda che Ellie non è così stupida, Joel. Ti ha detto dov'è il laboratorio? Ehi, ne parliamo dopo. Dopo. Ellie, hai capito? Aia. Una cazzata e divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Qualcuno non rimedia patata per un mese, questo è poco ma sicuro. Bene. Maria. Maria. E arriva. Aia. Tu. Dica. Sarà colpa tua, dovesse succedergli qualsiasi cosa. Ho capito, non mi inviate più le cartoline a Natale. Va bene, lo capisco. Tanto il tuo cenone faceva schifo, Maria. Conoscente, sai? Sì, lo so. Porterò la tua ragazzina alle luci. Non devi preoccuparti. Oh, meno male, me la sono tolta dalle balle. È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. Non dirlo. Mai dirlo. Devo parlare con Ellie. Joel! Mica? Cosa che c'è? La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata. Bastarda! L'ho appena vista cavalcare via. Torna dentro. Aiuta gli altri a pulire. Ok. State attenti. Signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Mamma mia, oh, ragazzi, è successo letteralmente di tutto. E ora dobbiamo anche riappacificarci con Ellie. Non la biasimo, santo cielo, si è sentita un attimino abbandonata. Ma non so cosa si aspettasse che facessimo, dovevamo comunque consegnarla alle luci in un modo o nell'altro, era una questione di tempo. Quindi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace altrimenti non vi faccio andare a cavallo e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!